¿Por qué lo hicieron así, señor? Perché hanno fatto così, signore? Si è chiesto questo giovane in lacrime appena entrato nella cattedrale di Managua, capitale del Nicaragua. Come documenta questo video pubblicato sulla pagina Facebook dell'Arcidiocesi di Managua, per il giovane ed altri fedeli è stato devastante vedere l'antico crocifisso del sangue di Cristo incenerito da un attentato compiuto ieri mattina alle 11. Secondo alcuni testimoni è stato un uomo con il volto coperto a lanciare una bomba incendiaria nella cappella che espone il Santissimo Sacramento, oltre a custodire la venerata immagine del Cristo antica di 4 secoli. È stato un atto terroristico, un atto premeditato e pianificato, ha dichiarato il cardinale Leopoldo José Brenes, arcivescovo di Managua, il quale è andato subito a rendersi conto di persona delle conseguenze dell'attacco alla cattedrale, di cui è anche parroco. Per il cardinale Brenes l'atto macabro e sacrilego si somma ad una serie di eventi che riflettono l'odio verso la Chiesa cattolica. Da tempo le chiese in Nicaragua sono oggetto di profanazioni, assedi e furti. Gli attacchi riflettono la fase delicata nei rapporti tra la Chiesa cattolica e il governo di Daniel Ortega, il rivoluzionario sandinista che sta reprimendo ogni forma di protesta dei civili. Le tensioni sono scoppiate nell'aprile del 2018 durante le reazioni dei civili alle preoccupanti riforme sociali portate avanti da Ortega. In più occasioni militari e paramilitari hanno represso i manifestanti con la violenza. I vescovi, oltre a denunciare gli abusi, hanno tentato di portare avanti un dialogo nazionale, ma anche le prove di dialogo vengono boicottate da mani oscure.